penso che si scenda di qui. Anche se tipo non fai il salto olimpionico, alla Tamberi credo che possa andare bene uguale. Sì, cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Vai. Quanti? Che bella notizia. Un paio. Ma penso che ce ne siano altre. Ma sicuro. E quando capiranno che non siamo più alla scuola e che abbiamo ucciso i loro amichetti, ci daranno la caccia in massa. Andare in qualche casetta, rubare qualcosa, chiedo per un amico. Evidentemente sì. Beh, se mi ha fatto entrare, mi aspetto che come minimo ci siamo capiti, vero? Ci siamo capiti da benissimo. Ci siamo capiti alla grande proprio. A forza di prendere 3-2-6 integratori. Sangue fresco. Per il 2026 forse riusciamo a potenziare altro. Ta merda. Preso? Sì. Merda. Ho le palpitazioni. Idem. E meno male che c'era rimasto uno sputo di macete dentro la sacca di Ellie. Oh, una mazza da baseball può essere molto utile. Era da solo? Bene così. 6 integratori. La fiondina. Hai visto te? Ah, che bello. Che bello. Senza dover premere quadrato e fare tutte le cose che richiedono una vita. Con la doppia fiondina, raga, siamo proprio a cavallo. A cavallo pazzo siamo. Eppure non me lo spiego. Perché non me lo so spiegare io. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Saranno anche stupidi, ma sono intelligenti quanto basta. Questo è il problema. Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa, sono delle merde. Sicuro. Se praticamente questo gioco è un rincorrersi continuo. Come si chiamava la ragazza della nota? Quella del... Prima Lia. Ellie e Joel che rincorrono le luci in modo buono.
No. Uccidono il padre di lei. Poi la figlia si vendica, uccide il padre di quell'altra. E allora c'è la rincorsa all'altra figlia. Tutto un rincorrersi, ragazzi. Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. Ok, ci sarà da andare lassù, ma prima... Inspezione. Obbligatoire. Qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joel. Niente di nuovo. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Ok, vabbè, molto chill, eh. Qua. Ispezione e raccoglimento cose. Guarda un po'. A Seattle comandano sempre i peggiori. No. Non è che a Seattle comandano sempre i peggiori. Comandano sempre i peggiori. Sempre, dappertutto. Questo è il problema. Ok, andiamo al primo piano. Qua abbiamo raccolto tutto. Ma dovremmo esserci più o meno. Appunto. No! 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 Dimmi che posso tornare indietro, ti prego. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Volevo procedere lì dentro, vaffanculo. Ah, Gesù Cristo. Va bene, mi sarò perso qualche oggetto da collezionare, che palle. Ma sempre va a finire così, eh. Sempre, sempre. Anche vedi un punto, dici? Dici, chissà cosa c'è di qua. E trac, ti trapano sonoramente nel culo, perché poi non puoi tornare indietro. E questo è quello che è successo adesso. Vediamo se magari facendo il giro. Il cadavere. Addirittura. Ambiziosi loro, eh. Giù. Giù. Giù, 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 giù. Dina, che ci fai di là? Porco can. Ok, riuscissi a prendere lui sarebbe qualcosa. Può prenderlo così, sai? Silenzio. No, via. Ok, beh, uno in meno. Il che non è neanche male, poi. Poi se ne stava lassù una specie di cecchino. Il che è ancora più comodo. Però adesso a me piacerebbe sapere quanti ce ne sono.
C'è solo questa persona qui? Beh, potrebbe essere goloso. C'è qualcuno dentro a questo negozio o no? Occhio, nel negozio. Yes, invece. Oh, shit. Shit, shit, shit. Entrano dentro? Yes. Ashley! Vieni con me. Ti copro io. Ashley è stata uccisa. Che cazzo c'è là fuori? Dividiamoci. Vai, dividetevi. Forza. Mi dispiace per Ashley, ma purtroppo la vita va così. Brava, vai Dina. Qual è il piano? Questo è il piano. Che bello quando si sporcano due mani. Che bello. Grodoloso. Ok, questo negozio. Altri? Ha meno robe di una tomba profanata, quindi magari nell'altro c'è più roba. Basta gente, vero? Nessuno. Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Aspettate, ho perso il senso dell'orientamento. Ok, ok, ok. Ci sono. Ok, non penso che abbiamo molte vie d'uscita. Di qua. Dove? Appunto. Avevo ragione io. Mi creano una tensione, ragazzi, sti giochi stealth con sta musica. Violin psichedelica, come la chiamo io. Gadget per Halloween. Alcuni sono simpatici. Per quello a volte gioco a GTA, che almeno, cioè, GTA non devi avere alcun rancore, cioè proprio lo stealth a GTA è minimo e più culi rompi meglio, ecco, è diverso, è tutta un'altra cosa. Assassin's Creed tanto e tanto, perché Assassin's Creed, diciamo, c'è sempre il modo meno diplomatico per risolvere le cose. Qua, se ti beccano, è un problema grosso. Ad Assassin's Creed al massimo ti desincronizzano e poi ti ributtano dentro. Qua comincio a prendere delle pallottole in testa, inizi oggi, finisci domani, questo è il problema. Ok, credo che la via d'uscita sia lì. Ma prima, giro di ricognizione qui. Direi che è un'ottima idea. Beh, siamo in un'officina. Voglio vedere se non c'hai il tavolino per riparare le armi, eh. Non mi dire che non ce l'hai, perché non ti credo. Nine. Infatti, eccolo qui. Però prima vado a caccia di altri oggetti, che magari c'è qualche bulloncino in più. Magari poi mi sbaglio e non c'è, cosa molto probabile. Ho tutte munizioni per fucile, mo che ce l'ho, eh. Grazie, grazie. Molto gentili, vedo.
disintegratori. Altra pattuglia. Grosso errore. C'è un tanfo da vomito in quella fonte. Ecco. Dovevo riparare l'arma, lo sapevo. Voglio pestare quegli stronzi e conoscere Isaac. Serve fede. Sono in una morsa, ragazzi. Sono in una fottuta morsa. Forse no. Gridano. Non è facile. Tanto meglio. Ok. Metterò una buona parola per te. Grazie. Posso darti un consiglio, però? Spara. Pensa solo a estorcere informazioni. Non farti prendere la mano. Dipende dalla iena. Non ti pare? Sì, sono due e via. È qui! Lo sapevo. Tira! Vieni laggiù! Mi sono nascosto male io. Succede. Qua giù! No, non può. Dina, aiuto! È finito. Dietro. Ehi, là! Altre! Spostati, Dina, cazzo! Più vicini! Merda. Brava, Dina. Curati. Veloce, veloce. È rimasto uno. Di qua! Merda. Chi l'ha visto? Domani su Rai 4. Buono. Finiti? Credo di sì. Ditemi di sì. Ne vedi altri? No. Fatto una cazzata. Io vabbè, erano diversi, quindi probabilmente il conflitto poi sarebbe scoppiato comunque. Quante persone sono uscite a cercarti? Magari non sarebbe scoppiato nella maniera con cui è scoppiato, sarebbe scoppiato in una maniera, diciamo, che mi sarebbe andata più a genio, però. L'importante è che tutto è bene quel che finisce bene. Ho usato una Molotov che posso ricreare benissimo. E sono un coglione perché potevo fare il kit medico, vedete? E allora sì che adesso ripariamo l'arma. Facciamo un potenziamento per arma. Stabilità. I danni sarebbero stati comodi, però. No, ho sbagliato, scusate. Devo passare alle pistole. Beh, cadenza di tiro della pistola. Sarebbe perfetta. 40, rimaniamo con 8. E vabbè, dai, abbiamo fatto un lavoro piuttosto cospicuo alle armi, eh. Considerata la frequenza con cui ci capita di vedere questo tavolo, abbiamo fatto un lavoro molto egregio. Ok, usciamo.
C'è un altro negozietto qui. Gli infetti. Vai, ci mancavano anche questi, sapete? Sento rumori di clicker. Nuovo ramo di potenziamento furtività. Oh, beh. Ma non avevo mica visti questi io. Beh, crea silenziatori. E potenziamenti da mischia. C'è rimasto altro, vero? No. Va bene. Ah, ok. Ah, dai, no, ho sprecato. Il silenziatore si interrompe dopo 3 colpi. Che palle. Cosa alquanto surreale, tra l'altro. Ok, beh, il peggio è andato. Gli ho staccato la testa? No, però l'ho ucciso. Ok, si è rivelata una cosa più violenta di quel che pensassi, però anche qua è finita come... Meglio non potesse finire. Probabilmente non siamo nel loro territorio. Oddio, beh, adesso che ho le armi volendo, meglio un clicker con WLF. Perché il clicker, se sei un po' svelto, non spara. Quindi diciamo che... ho rivisto i miei piani. Anche se, a volte, quando becchi i clicker bastardi e barra o i WLF bastardi... C'è sempre quella cosa che stai combattendo i clicker e pensi, quando combattevo le persone vere. Combatti le persone vere, quando combattevo i clicker. Purtroppo in giochi di suspense così, questo pensiero è molto comune. Cioè, ho cambiato la mia idea su combattere gli infetti, ma comunque sia non penso che sia meglio che combattere i soldati, assolutamente. Non fraintendetemi. Credo che si prosegui di qua, quindi... Si prosegua. Il mio grandissimo italiano ogni tanto va in default. Ok, qua c'è un tornello. Oh, merda. Sai che c'è? Vogliono stare qui, non è perché non proviamo? Già. Il piano B è valido? Perché se provo il piano B, senza fare un'altra carnificina, sarebbe buono, vero? È bloccato. Lo sapevo. Devo entrare lì dentro. Diamo un occhio.
piano purtroppo quando è bloccato così. Oddio, volando si potrebbe passare da sopra. Ma ovviamente non c'è nessun accesso al sopra. This is the problem. Quindi niente, combattere ancora. Fight, fight, fight. Dove? Lo vedo. Mi mette ansia, Dina, grazie. Non ne ho bisogno. Ma fai anche rumore. Sono in due. Beh, se sono in due e rimangono in due, a me va bene, eh. Perché a questo punto li aggiri e finisce la storia. Il che, ripeto, schifo non mi farebbe. Però anche qua credo che la via d'uscita sia una sola. E sia quella per in giù. Eh sì. Che giri. Ditemi che andate sotto. Sì. Ok, li possiamo fregare allora. Bravi. 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 Sì. Sì. No. Giù. Tanto sicuramente dalla fortuna che ho, ce ne saranno altri qui, sicuro. Sono assai lontani, quindi potremmo anche volendo. Volendo un cazzo. Giù. Sono già arrivati. Ce n'è altri. Ci pensi? Questa zona sta per tornare deserta. Io ancora non capisco perché ci stiamo ritirando. Non ci stiamo ritirando. Andiamo in missione. Sono serviti mesi per renderla sicura. I pezzi grossi sanno quello che fanno. Credo. Beh, togliti di culo. Bravo. Vai. Mica la concentrazione.
concentrazione mi porta a parlare sottovoce. Vi rendete conto come sono disagiato? Il problema è che anche un minimo errore li farebbe risvegliare tutti. Cioè, nel senso che anche quelli che abbiamo lasciato dietro poi verrebbero a dargli una mano. Non vorrei dire che risiamo in una morsa, ma più o meno. Perché riuscissi solo a raggirare il tutto e entrare qua dentro e far fuori lui, potrebbe essere qualcosa. Dietro front, dietro front, dietro front. Vieni. Ok, potrebbe essere goloso. Potrebbe essere goloso. Potrebbe essere goloso. In questo cielo e io ti vado in culo. Beh, dai, sul filo del rasoio, ma l'abbiamo portata a casa. Cioè, l'abbiamo portata a casa un cazzo, perché ne ho ucciso uno su 10.000, però progressoni. Integratori sono buoni. Kit medico. C'è in realtà barra energizzante, chiamiamola così. Lì sono in due. Volendo il colpo di mano verrebbe anche. E non sarebbe neanche così complicato. Come facciamo? Ma io non posso mettere il naso fuori qui. Allora, la cosa più bella, pulita e onesta da fare sarebbe andare là sopra. Chiappare il cecchino e risolvere metà dei problemi. Ma va considerato il fatto che non è un'operazione per niente facile. Forse strisciando sull'erba possiamo ipoteticamente avvicinarci. Però c'è quella testa di minchia laggiù. Quelle teste di minchia laggiù.
E vabbè, e passo genuflessa, perché se mi mettessi a strisciare per tutto il giardino arriverei domani. Però intanto qua potrebbe essere un luogo pseudo sicuro. Dimmi che quello è un varco che mi fa accedere alle scale, per favore. Potrebbe essere. Could be. Yes, le scale. Laggiù! Porca puttana. Ok. Incredibilmente mi sono bastati i colpi. Ci sono degli infetti? Che bello, si stanno a fare la guerra! Potrebbe essere un assist meraviglioso per varcare la linea. Però fammi rientrare, va. Non si sa mai. Aspetta, erano loro. Scopri che succede. Non lo saprai mai. C'è qualcosa. Va bene, fa attenzione. A fare fuori lui sarebbe una cosa bellissima. E infatti lo è. Chiudi la bocca. Beh, ripensandoci, riuscissi tipo a scendere da lì? Sarebbe ottimo, perché mi sarei lasciato dietro un casino di cose. E infatti, mitico. Ciao a tutti. Ciaoone proprio. Ma conoscendovi ci sarà sicuramente più di qualcuno qui. Però prima di qualcuno c'è qualcosa, il che è buono. E ora? A che ora è la fine del mondo? Potrebbe essere la colonna sonora di questo videogioco. A che ora è la fine del mondo? Ma mondo cazzo vado? This is the problem. Di là. Ehi, hey, Dina. Sì. Dammi la mano. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. All'opera. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Che romanticismo! Non ti avrei mai lasciata sola. Oh, merda! Che cazzo è stato? Era una trappola. Ah, le trappole, quelle trappole tipo di Billa. Esplosive. Guarda dove metti i piedi. Vieni. Vieni che ti segano. Quindi se lo faccio così. Yes. Ok, tenete a mente che qualsiasi cosa succeda, con quelle bombe, se ci inciampi, muori.
Cioè, non c'è via di mezzo. Muori. Non è che perdi metà salute. Muori. Quindi, da adesso, oltre che a guardare in alto, guardare anche in basso. Però è stata una buona tecnica la mia, eh? Notevole. E perspicace. No. Devi guardare il candelabra. Ok, di qui assolutamente no. Però di qui sì. Temo che dobbiamo scendere. Vai, smerdiamoci tutte. Muchas gracias, affissione. Se si spara a vosotros. Minchia che tonfo, zia. Non voglio neanche pensarci. Ho un carro armato. Queste trappole anche a Jackson. Detto Panzer. Sì, buona idea. Ma minchia, finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Non sarà mai a livello del Panzer di GTA 5. Anzi no, di GTA San Andreas, perché comunque anche il carro armato a GTA 5 è tanta roba. Però quello più potente era GTA 4, ragazzi. Che carro armato cazzuto che era. Era il cazzo armato, altro che. Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare coi lupi? Non lo so, ma è piuttosto strano. Porca troia. C'è un odore di bruciato che mi sta nauseando, raga. Che schifo. Che roba. Guarda. È di Tommy. Gli infetti se la sono spassata. Prendila. Stai bene? Sì, scusa, è solo la pozza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Ok, dai, manca poco. Si è ridotta questa città. Boston non era così, vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Vedi lo studio TV? Sì, da quella parte. Più in alto. L'ho visto, il problema è che non vedo come uscire di qua. Ok, risolto il problema, grazie. Altri corpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Beh, ci ha fatto solo un favore, allora. Se è per questo. Scommetto che è andato di là. Beh, un materasso a bloccare la porta e tanta roba. Fermati. Trappola. Grazie. Grazie, Dina. Sono per esplodere. Saranno per gli infetti. Eppure, un passo in più. Sì. Potrei passare qua dentro, volendo. E risolvere il problema. Hanno riempito l'intera zona.
Dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Per noi è un vantaggio. E se non muori, sì. Io mi auguro non abbiano messo le trappole anche dentro. Dritto in testa. Vabbè, era gambizzato. Sì, sì. C'è una cassaforte. Vattene a pesca a te qual è il codice. New help. ...206-555-0133. Potrebbe essere 206. Magari. No. Wrong. Ma secondo me, ragazzi, sta in questo codice. Devo riprovarci. Secondo me sta... è celato lì sotto. Proviamo così. Yes. Cazzo. Bastava andare a ritroso, ragazzi. Vabbè, buono. Non si rifiuta. 36, 40, 40, 40. Tra 4 integratori possiamo fare l'upgrade del secolo, sì. L'upgrade del Sium. Che truzzo. Appunto. Ultime tre cifre. Era giusto. Ok, non hanno fortunatamente messo delle bombe qua. Però fatto sta che noi dobbiamo passare. Questa erba qua non si può. Sì, è difficile vederci qualcosa. Ti potrebbe però passare di qua volendo. Per fortuna, a differenza delle bombe di Bill, non stanno raso terra, ma stanno un pochino più rialzate. Il che è un mezzo favore. Mi piacerebbe avere la fiondina anche per l'arma corta, eh. Cioè, non la rifiuterei, ecco. Oh... mettiamoci al lavoro. Mettiamoci al lavoro sto cazzo. Non ho preso neanche un ingranaggio dall'ultima volta. Che grande che sono. E ci rispediscono qui? Merda, dovrò farlo fuori allora. Fantastico. Funziona. Sì, ci credo che funziona. L'ho imparato da Joel.
di nuovo quel disegno. Ah. Come sprecare colpi? Ma davvero? Di nuovo quel disegno. Ah. Cioè, ho ucciso Dina. Dina, ti devi spostare. Ho ucciso Dina. Davvero, zii? Va bene. Di qua c'è la via d'uscita? Magari senza far saltare in aria niente. Esatto. Ok, c'era stare un po' a debita distanza, eh? Ah, ma mi sono anche ferito. Bello. Nice. Ecco lo studio TV. Ho finito i colpi del revolver per farmi strada. Che bello. Manco avessi dovuto ammazzare qualcuno. Merda. Resta giù, le scale sono minate. Vuoi farle esplodere? Non qui. Soluzione. Non siamo molto discreti. Magari sarà lì a trovarci. Sì. A volte mali estremi, estremi rimedi. Ha funzionato però, eh? Devo entrare lì dentro. Già, vero. Ma giustamente dici come cazzo ci entro? Così magari. Esattamente. Questa porta non può essere aperta. Ok, Dina è abbastanza agile, il che ci piace. Eccoci. Resta bassa. Eh già.